Icaro Sport ringrazia A Più Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme. Mister, era iniziata bene, ha finita molto male, sono per evento. Sì, iniziava bene perché la Mesta ha fatto gol su punizione. Ma poi non ho visto tutto questo bene che abbiamo iniziato. Cioè, abbiamo trovato un gol su punizione, bene. In quel momento lì magari dovevamo iniziare a giocare di più, alzare di più la pressione, invece ci siamo un po' tirati indietro. Io oggi, ma non lo faccio per fare la vittima, non mi frega niente a me fare la vittima, però la responsabile oggi sono io. I ragazzi hanno giocato, hanno cercato di magari fare una gara leggermente più coperti. E abbiamo preso dei gol essendo in tantissimi dietro la linea la palla, tantissimi, quindi il dispiacere oggi, per quello mi prendo la responsabilità, e prima chiedere scusa a tutti i tifosi che sono venuti, perché sono venuti in tanti, ci hanno supportato fino alla fine anche dopo aver perso 5-2, quindi gli fa onore, però il dispiacere è non aver provato a giocare come abbiamo fatto col Perugia, non aver provato a rischiare come ha fatto quel Perugia, che è una squadra forte come questa, e quindi il rimarico è quello. Aveva chiesto alla vigilia meno errori, pochi errori e coraggio, quindi non ha funzionato la parte di coraggio, mi pare di capire, ma anche quella degli errori fondamentalmente non è andata benissimo. Ma noi errori li faremo, e io fino a che sarò seduto su questa panchina voglio vedere assolutamente una squadra viva, e non quando perde 3-1 o quando perde 4-1, perché è facile essere vivi quando perdi 4-1, non c'è niente da perdere, giochi, ci ho giocato anch'io, se stai perdendo 4-0 è facile andare in avanti, rischiare, fare un intervento. Il coraggio che io chiedo è quando stiamo vincendo 1-0 come in questa gara, e quindi, però ripeto, e l'aver chiesto magari un lavoro in più, chiudendo qualche linea di passaggio, ci ha condizionato, ci siamo arretrati, noi non siamo abituati a giocare dietro così, e magari per qualcuno che pensa che questo è un Rimini che non è coperto, i gol oggi li abbiamo presi essendo, come detto, tantissimi dietro. Io credo che la palla non riusciva neanche a passare di quanto eravamo dietro oggi. 15 gol in 6 partite mi sembra di andare un po' troppi, anzi decisamente troppi. Sì, ma noi dobbiamo fare punti, possiamo prendere anche 25 gol, a me non me ne frega niente, a me quello che mi interessa è fare punti. E oggi per esempio hai perso male, e oggi non potevi portare punti a casa, quindi potevi prendere un gol, potevi prendere due gol, ci potevamo chiudere, sì, ma qua anche con la Juve hai preso 3 gol, però ne hai fatti 4. Noi dobbiamo portare punti a casa, e io non credo che il modo di portare punti a casa sia con questa squadra qui, stare nella nostra metà campo ad attendere, ad aspettare che succeda, cioè che l'avversario si scomponga un pochino per poter attaccarlo. No, assolutamente no. Io credo che questa è una squadra che deve continuare a lavorare, dobbiamo lavorare tanto, è una squadra che ora, dalla settimana prossima in poi, ha recuperato il 100% dei giocatori, perché oggi abbiamo visto Marchesi, abbiamo visto Lepri, abbiamo visto Lombardi, abbiamo visto gente che è arrivata alla fine mercato, però che in questo momento è condizionata per giocare. E io vedo solo di positivo questo, in questa partita qui, che abbiamo dei giocatori che ora possono fare 60-70 minuti.
Ma rischia di essere condizionato però a prendere tutti questi gol, cioè a livello di testa, nel senso che chiede di rischiare, però se tutte le partite si prendono 4 gol, 2, come posso dire, come mentalità dopo si rischia un po' di essere condizionati oppure no? Allora, la dimostrazione della gara di oggi è che quanto sei più coperto i gol li prende con una facilità incredibile. Ho visto male? Ho visto un'altra partita io? No. Ah, ok. Quindi, credo se ravolgo il nastro, si dice, no? Penso a Pineto. Io ieri mi sono guardato tutta la partita del Pineto, no? E ho detto, cioè, come non abbiamo fatto a vincere quella partita? Abbiamo rischiato poco e abbiamo prodotto tanto fino all'espulsione di Semerano. Quindi, potevamo, secondo me, prendere dei punti anche con la Torres, giocando nello stesso modo, rischiando pochissimo. Due tiri in porta, se non mi sbaglio, fatto la Torres, due gol. Quindi il modo di giocare è quello, secondo noi. È normale, l'ho detto alla vigilia, quando tu trovi una squadra forte, se pensi col Perugia di chiuderti, se pensi di chiuderti e proteggerti di più col Cesena, punti li fai pochi. Oggi noi abbiamo interpretato la gara al modo sbagliato, era cercare di chiudere qualche linea di passaggio a un Cesena che ha dei giocatori importanti, ha dei giocatori tecnici che tra le linee ti fanno male. Non ha funzionato, per quello è la responsabilità mia. Però da lì a pensare che perché siamo più coperti o perché abbiamo più gente dietro la linea della palla possiamo difendere meglio, mi è successo anche in passato, quello è come pensare che mettere 7 attaccanti puoi fare gol. La stessa cosa, non credo che funziona così il calcio. Secondo l'idea che questa squadra si aiuti poco in campo, ancora? No, non ho questa impressione qui. Io quello che secondo me vedo nei ragazzi, che i ragazzi tante volte io glielo dico, reazionano, non azionano. Cioè, che vuol dire? Noi vediamo tanti nostri giocatori che quando parte un avversario con la palla lo rincorrono, si impegnano, ma non è che prima occupano quella posizione per non correre. Noi dobbiamo maturare in questo, cioè in cercare di fare meno reazioni e più azioni, soprattutto a livello difensivo, perché poi questa è una squadra qui che nel secondo tempo qualcosina ha creato, ha messo in difficoltà o almeno ha cercato di mettere in difficoltà il Cesena come aveva fatto col Perugia. È normale che con un punteggio di 4-1, 5-1, 5-2 non è facile, è diverso. Allora, era la partita che temevo di più delle 5 che abbiamo affrontato ultimamente. Innanzitutto perché avevamo giocato con la SPAL 3 giorni fa. Poi è un derby sentito, ti poteva togliere delle energie mentali importanti che potevi usare nella partita. Infatti abbiamo iniziato un pochettino contratti, cercavamo di gestire magari dopo, pungere quando potevamo, ma non è nel nostro DNA. Il gol ci ha svegliati, la squadra, l'ho detto, sta bene mentalmente, fisicamente, perché si sta allenando. Io l'ho detto ai ragazzi, queste partite ravvicinate servono ad allenarci mentalmente, in questo momento siamo più allenati degli altri. E questa è una cosa che dobbiamo sfruttare. Quando tu alleni bene la testa, il corpo sta bene. E infatti si è dimostrato. Abbiamo corso più di loro, abbiamo creato più di loro, abbiamo ribaltato subito il risultato, siamo rientrati in campo il secondo tempo facendo 2 gol. Quindi sono veramente contento perché era, ripeto, la partita più difficile che temevo di più, questa qua delle 5. Mister, l'anno scorso il Cesena ha ribaltato solo una partita, tra l'altro Pesaro, in cui le condizioni erano quelle che erano. Oggi invece, dopo aver subito 10 minuti già, l'avevate ribaltata. È una nota positiva anche questa? Sì, è una nota positiva per la difficoltà della partita, perché, ripeto, è una partita che aveva mille difficoltà. L'aspetto mentale, per il dispendio di energie che ti poteva portare via prima della partita un derby. Infatti io ai ragazzi di derby non ho proprio parlato, anche perché lo sapevano che era un derby sentito, però ho cercato di non togliergli gli altre energie che poteva togliere questa gara. Invece i ragazzi hanno mantenuto queste energie mentali, le hanno messe in campo fino al 95esimo e hanno portato a casa una partita importantissima. Come mai la scelta di Pierozzi e non Adamo?
Ma perché Pierozzi aveva fatto bene a Fermo, poi per ragioni di avversario aveva rigiocato Adamo, e oggi è una partita dove loro c'erano centimetri. Sulle palline attive Edoardo poteva darci una mano, ha fatto bene, è stato propositivo, è stato ordinato, quindi sono contento per Edoardo. Manolo è un giocatore che noi conosciamo, è importante conoscere anche gli altri, che gli altri conoscono anche la squadra, perché questo gruppo deve ancora crescere. Barone, Berti, Donnarumma sono tre altri giocatori che non hanno mai segnato, cioè, hanno dato un gol 10 giocatori, è passato un mese di campionato. Vuol dire che al di là di tanti gol che segnati in più rispetto all'anno scorso, ecco, avete un matto importante come soluzione. Ma per caratteristiche io dico che questi calciatori hanno gol nelle gambe, infatti glielo dico sempre a quel testone là, che a volte si trova già in aria. Quando si arriva con un attimo di ritardo, può essere la sorpresa per fisicità, per impatto fisico, per tempismo, e così ha fatto oggi, come anche Donnarumma, quando riusciamo a isolarlo con un cambio gioco si trova sempre nell'uno contro uno, è una cosa che deve sfruttare di più e oggi l'ha sfruttata. Vi siete già fatti un'idea a proposito di Donnarumma? Cosa? No, credo che sia un affaticamento, credo sia un affaticamento. Sì. Una botta l'ha presa importante Corazza, domani fa una lastra alla schiena, la parte abbastanza gonfia, però speriamo che non sia niente di grave. Rispetto all'anno scorso mi sembra che aggregato. Perché si parla sempre dell'anno scorso? Aggregato un po' meno no, davanti. Sì. Anche rispetto a cosa la proviamo a vedere con l'Olbia? No, invece con l'Olbia abbiamo cercato di aggredire in avanti, esatto, e non riusciamo a prenderli. Esatto. Allora ti chiedevo, è perché avendo cambiato leggermente davanti il triangolo, l'ha invertito con una punta e due sottopunta, è anche per quello che vi aspetto un po' più indietro? Per tante cose, sono tanti fattori che mi hanno indotto a cambiare un po' l'atteggiamento. Sia la prima giornata ho avuto l'impressione che sia per una precaria condizione di De Rose, di Barone che arrivava da una settimana, da andarle a prendere alti e non riuscire nella prima pressione, rischiavi di fargli fare corse lunghissime a calciatori che ancora non erano pronti. Trovando più l'equilibrio e la compattezza riusciamo a chiudere le linee di passaggio meglio e ripartire con più veemenza e magari risparmiamo delle energie che ti servono negli ultimi 16 metri. Esatto, esatto. Magari dà l'impressione di dare il pallino del gioco ai difensori avversari, però sappiamo dove e quando andarla a rubare. Magari oggi fino al fronte 1-0 non era riuscito questo. Ma perché abbiamo iniziato un po' contratti. Lenti, volevamo gestire, aspettavamo che qualcuno inventasse qualcosa, perché come capita nelle ultime quattro partite i nostri attaccanti si inventano il gol e sblocchi la partita, però non siamo una squadra che sa gestire, devi andare a mille all'ora. Quando il gol ci ha svegliati abbiamo iniziato a aumentare i giri e essere quelli che siamo. Mister, ha sempre detto di sapere benissimo quanta qualità hanno i giovani del Cesena, sempre lui ci crede, infatti li fa giocare, quindi la conferma. Però una crescita così costante, così forte di Berti se l'aspettava, perché veramente sta migliorando. Se non me l'aspettavo avrei fatto giocare. No, però. No, a parte però. Che io li considero giovani, io l'ho detto al primo giorno, se siete qua in questo gruppo dovete sentirvi dei calciatori del Cesena come gli altri, che dovete fare, infatti mi sono incavolato due o tre volte che fanno i due tocchi a parte, devono fare i due tocchi con tutti, sembra che pochettino abbiano il timore di no, se sono qua con noi, se abbiamo scelto l'anno scorso i giovani erano magari la terza alternativa, oggi sono la prima alternativa, se abbiamo fatto questa scelta perché crediamo fortemente nel loro valore, nelle loro qualità, e oggi lo stanno dimostrando. Molto complicata, sì. Diciamo che non era una partita normale, lo sapevamo, è il derby. Prima cosa da fare è chiedere scusa ai tifosi, ringraziarli per essere stati così numerosi. Abbiamo sentito tanto la loro forza e dobbiamo solo che rimetterci in piedi per loro in primis. Lavorare duro e meritano di più. Quindi bisogna chiedere scusa prima a loro. Dopodiché la partita è stata complicata, sì, l'avevamo preparata
anche in maniera abbastanza dettagliata, ma evidentemente ci sono sfuggite determinate cose da migliorare, che lavoreremo durante la settimana con l'aiuto del mister. Ciao, buonasera. Ciao. È chiaro che quando poi le cose si mettono in un certo modo, quando sono tanti gol da recuperare, è vero che siete un po' specialisti in questi campionati di rimonta, però non è poi sempre così semplice, no? Sì, abbiamo dimostrato di avere la forza per recuperare, ma non sempre rincorrere la strada giusta, quindi prima di rincorrere dobbiamo mettere la partita sulla nostra strada come la vogliamo noi, come vogliamo indirizzarla noi, padroni del campo, senza dover rincorrere sempre, come hai detto tu. È chiaro che si era messa sulla strada giusta, sì. Questa, no? Cosa prendere subito quel gol dopo 3 minuti, sì. Forse è stata quella un po'... Sì, più che uno, tutte e due, in pochi minuti, di conseguenza... Di conseguenza bisogna avere carattere per tenere una partita del genere davanti a un pubblico così. Dovevamo reagire diversamente e usare la testa, magari essere più equilibrati in determinati momenti della partita, e perché si poteva recuperare. Invece al secondo tempo non siamo rientrati col piglio giusto, ma sono sicuro che la squadra si riprenderà e può far bene durante il campionato. Dopo questi 5 gol subiti, quale pensi che possa... Dopo questi 5 gol subiti, quale pensi che possa essere il contraccolpo, se ci sarà? E comunque non è una partita come tutte le altre, sono altri 5 gol subiti. Sì, nessun contraccolpo. Il mister sa quello che dobbiamo fare, sa quello che deve fare. Noi sappiamo che dobbiamo seguire il mister, perché il mister ha idee chiare e solide, e dobbiamo lavorare solo su quello che ci chiede per fare in modo di migliorare sotto determinati punti di vista. E evidentemente la fase difensiva dobbiamo essere tutti più uniti, ma... il lavoro ripagherà. No, a volte sono condizionato un po' anche dal modulo della squadra avversaria. Oggi c'era Capanni che veniva molto dentro al campo, quindi Prestia con un passaggio riuscivamo a saltare la prima linea, e questo mi permetteva di andare più alto, cosa che invece contro la spalla non succedeva, perché l'esterno rimaneva un po' più aperto e bloccato, e devo rimanere in preventiva su di lui. Che carica da vincere? Così sentita? No, sicuramente noi venivamo da 4 risultati importanti, e chiudere questo ciclo di partite così importanti con una bella vittoria è una cosa che ci tenevamo tantissimo, anche perché poi andare sotto 1-0 e recuperarla così, in questa maniera così, così semplice e così facile, l'abbiamo fatta sembrare, è una cosa importante per la squadra, perché comunque sia si può andare sotto, ma il rimanere in partita e sul pezzo è la cosa più importante. Tu, Andrea, che li hai fatti tutti, cioè questo che cos'ha in più? Ma alla fine tutti comunque sono speciali, anche perché l'anno scorso la prima l'avevamo persa e poi siamo andati a Rimini, quindi era sempre una partita importante. Questo sicuramente il risultato è una cosa bella, ma anche magari con la semplicità con cui abbiamo giocato, a parte magari i primi 20-25 minuti che siamo stati un po' bloccati, anche se comunque sia le cose le provavamo a fare, poi dopo è stato tutto un crescendo, quindi sicuramente questo derby è stato quello dove la squadra l'ho vista proprio a suo agio, bene l'ho vista. Qui non si può sbagliare, dire che abbia un po' smediato il gol preso, perché se sembra così, visto quello che è successo, però o è scattato qualcosa che... No, vabbè, sicuramente comunque sia stato un gol un po' particolare, diciamo, perché comunque sia prima del gol non sono successe cose importanti. Sicuramente magari un'altra squadra prende gol e ha una reazione diversa, invece noi siamo rimasti lì calmi, abbiamo continuato a fare le nostre cose, e poi ecco, piano piano si sono visti i risultati. Si sente un po' dopo questo ciclo così ravvicinato, o vincerle così sparire la fatica, cioè le gambe? No, sicuramente i risultati aiutano, perché magari la testa è un po' più libera, anche perché abbiamo fatto delle vittorie anche importanti. Però questo fa capire anche che quanto la squadra è sul pezzo, non molla di un centimetro, perché comunque sia vincere 4-0 con l'Ancona a fermo, 3 gol con la spalla non è una cosa scontata, dici ok, oggi è andata bene, quindi significa che abbiamo qualcosa di importante e dobbiamo continuare così. Ora abbiamo fortunatamente un po' di tempo per recuperare dopo questo tour di forza, però dobbiamo continuare su questa strada, perché è troppo importante quest'anno. Oggi è distante un mese oggi tondo, ci sono 5 partite, 19 gol fatti, e soprattutto un segnale importante, al di là del fatto che l'anno scorso le partite non vincevate mai con questi
tanti gol. No. Ecco, cosa veramente avete... No, sicuramente la bruttissima partenza che abbiamo fatto a Olbia ci ha fatto svegliare e comunque quando ci siamo confrontati abbiamo detto cioè non possiamo fare una prestazione del genere, perché comunque è stato veramente brutto, anche perché per le qualità che ha la squadra. Quindi sicuramente quell'inizio magari ci ha fatto capire altre cose e che ci ha fatto arrivare a questo punto. No, lo stesso, chiedo scusa ai tifosi, chiedo scusa alla città, perché comunque è un'umiliazione per noi e per loro, e non se lo meritano, è vero, come ci hanno cantato, non se lo meritano, perché ci sostengono sempre, ci hanno detto anche alla fine che sono sempre con noi, ed è vero, e quindi non se lo meritano, e chiedo scusa personalmente. Che cosa non ha funzionato? Il mister ci diceva che questa non è una squadra che può pensare di difendersi troppo, perché alla fine anche difendendosi più i gol subiscono, questa è la dimostrazione anche in questo modo. Cosa manca? Quale equilibrio ancora manca? Perché effettivamente subito troppi gol. No, sono d'accordo, secondo me è un fatto di fase di non possesso dove dobbiamo migliorare tantissimo, sia a livello tattico che di concentrazione, perché in fase di possesso comunque siamo fastidiosi, comunque costruiamo, mentre quando dobbiamo difendere dall'attaccante al portiere andiamo in difficoltà, quindi è una fase difensiva che secondo me va migliorata al più presto e a lavorarci costantemente. Però, due cose, una come stai, proviamo a uscire per un po' alla fine, magari se ci dici... Non lo so, farò degli esami domani, non bene comunque. Qualcosa di muscolare? Sì. E la puntata è sembrato, a parte i primi 20 minuti, diciamo, dove Rimini comunque ha tenuto, anche non costruendo come magari siamo abituati a vedere, poi è sembrato veramente troppo cesena per questo Rimini, cioè ogni volta che alzavano un po' il ritmo le difficoltà erano insomma grandi, diciamo, da tenere il respiro. Sì, no, parliamo comunque di una squadra forte, di una squadra che secondo me lotterà per il titolo fino alla fine, ma nonostante questo, come ho detto in precedenza, dobbiamo migliorare tanto su questo aspetto della fase di non possesso e nella fase difensiva, perché è un nostro punto debole, ma secondo me è più concentrazione che livello tattico, perché comunque ci lavoriamo e quindi bisogna dare di più quando non abbiamo la palla, ecco. Il mister prima ha detto che insomma a lui non interessa diciamo, giocare le partite per difendersi fondamentalmente, ma per fare un gol e due degli altri. Però tutti questi gol, cioè, sulla vostra testa come pesano? Sicuramente è pesante, poi da difensore quando leggi il tabellino i gol sono tanti. C'è tanto rammarico perché magari ti impegni, però poi vedi che non basta mai, no? E per questo cerchi di riazzerare subito dal giorno dopo e di lavorare di più. Questo. Siete all'inizio di un percorso, no? Complicato. Come se ne esce da una sconfitta di questo tipo, una gara tanto sentita e tanto importante? Ma come tutte le sconfitte, è una gara certamente diversa dalle altre, secondo me, testa bassa e pedalare, è l'unica cosa che conta, è lavorare costantemente, migliorarsi giorno dopo giorno, porsi degli obiettivi anche personali dove andare a lavorare e migliorare, è l'unica cosa. Sì, diciamo che questo è una mia caratteristica, diciamo che sì, è un mio gol perché comunque mi piace arrivare da dietro. Sto crescendo anche un po' di condizione, quindi adesso inizia ad arrivare per bene, quindi sono contento, dai. Poi è arrivato anche nel momento giusto, al di là del... Sì, sono contento soprattutto per quello, perché eravamo partiti, come ha detto il mister prima, un po' contratti, però poi dopo con il mio gol, dopo ci siamo sbloccati e dopo non c'è stata partita. Ecco appunto, l'inizio bloccato, insomma c'è un episodio dove ti ha visto il protagonista, che a un certo punto su una pressione alta vedevi dietro un po' di tutta e fatto un nulla, un po' sullo 0-0 mi sembra fosse ancora. Avevi notato qualcosa di, non dico sbagliato, ma un atteggiamento un po' diverso rispetto agli altri gol? No, sicuramente, ho detto, siamo partiti i contratti e il mister ci dice sempre meglio due passi in avanti che due passi indietro.
e vedevo questa cosa di non andare in avanti come sappiamo fare, perché comunque la nostra forza è andarli a prendere quando siamo messi così, si fa fatica contro di noi. E un po' è mancato all'inizio quello, il loro gol comunque, diciamo, non svegliato, ma ci ha dato quella cosa di riaccendere un attimo l'interruttore e niente, alla fine poi è andata bene. Hai accennato alla condizione, a che livello ti senti? Perché ultimamente ti ha cambiato un paio di volte, forse anche proprio per darti... No, io ti dico, sto abbastanza bene, sono arrivato comunque qua a fine agosto. Per fortuna mi sono sempre allenato, però da solo la differenza è con la squadra è diversa e mi sono messo a disposizione. So che ancora non sono al 100%, però sto quasi raggiungendo, diciamo, i miei livelli. Quindi sono contento per quello. Icaro Sport ringrazia APU Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, SGR Luce e Gas. Più grandi insieme.